Volley. Iscrizioni già al completo per il torneo internazionale di Carcare. Il torneo internazionale di pallavolo femminile, riservato a squadre di Serie B italiana al quale prendono parte anche squadre di Serie A provenienti da oltre confine, previsto dal 15 al 17 settembre nelle palestre di Cercare e Cairo Montenotte, ha concluso le iscrizioni. Claudio Balestra, presidente storico della società Val Bormidese, si ritiene soddisfatto: quest'anno abbiamo accolto le adesioni con anticipo, ciò vuol dire che la formula del torneo e la sua importanza, dopo 9 anni, ha raggiunto un ottimo livello di notorietà ed è definito come valido test di collaudo per le squadre che affronteranno un importante campionato quale quello di Serie B. Ricordo, continua il presidente, che il torneo ebbe inizio con 6 squadre di Serie C, che si affrontavano in un'unica giornata. Un torneo che pian piano si è perfezionato richiamando l'attenzione e la partecipazione di squadre di rango maggiore ed oggi ha raggiunto questa formula con ben 3 giorni di pallavolo a livello professionistico, unico nel suo genere perché, almeno per quanto di nostra conoscenza, e di questo Cercare e la Val Bormida ne devono andare fiere. È indiscutibile che il torneo comporta un cospicuo impegno sia in termini organizzativi che economici. Purtroppo siamo penalizzati dal punto di vista economico, considerato l'assenza di contributi provenienti da enti pubblici. Le novità di quest'anno riguardano le squadre estere, con la presenza del Ginevra Volley, una squadra svizzera molto ben strutturata, e la partecipazione del Luca Koper, squadra slovena di Capodistria, che si affiancheranno all'austriaca del Tirol nota al nostro pubblico. Per quanto riguarda, invece, le squadre tricolore, dobbiamo segnalare che si alza ulteriormente il livello agonistico. Conferma la presenza alla friulana Itas Città Fiera Martignacco, Udine, squadra di Serie B1 che si presenta con una rosa di 9 giocatrici, si segnala anche il ritorno gradito al torneo di Carcare dell'Acqui Terme Volley di Serie B1. Nel settore 9 partecipanti segnaliamo la Comasca Tecnotè Malvese Volley, sempre di B1, che si è rinnovata con 6 nuove giocatrici. Conclude il team milanese di B2 Uniabita Volley Cinisello, oltre alla squadra biancorossa di Carcare che, dopo aver condotto un ottimo campionato di Serie B2, quest'anno militerà nella Serie D. 2 gironi previsti con inizio gare alle ore 19 di venerdì 15 settembre. Il torneo, ci tiene a precisare la società, intitolato sempre con noi e dedicato al dirigente Gianfranco Marchese, indimenticabile attivista ed amico della pallavolo Carcare.